Bella Davide, Dana ha controllato la formazione, la panchina non me posso sbagliare perché è completa, quindi le impostazioni pure le ho messe. Quando mi dà il via, andiamo. Poi dimmi pure quale tattica vuoi partire, se vuoi partire con qualche tattica delle precedenti. Ok, divise gialla, rossa, montagna, qualcosa. Ok, anche per te stesso discorso. Classifica che è pericolosissima. Mi ricordo che era pericolosa pure la tua. Sta molto in bilico, raga. Nonostante le vittorie oggi, 4 partite giocate, 4 vittorie. Siamo tutti in bilico, tutti appesi. Chiari, tu che mi hai detto? Ti immagini se qualifica nessuno? Non ci credo che si qualifica nessuno, però è un po' la situazione del gruppo 2. Non volevo parlare sopra Lino, però sì, è veramente brutta la situazione. Se non vinci oggi, non ci voglio credere, non vinci una montagna, però bisogna vincere forza perché Finlandia e Repubblica Ceca 6 punti, Italia Norvegia 3, Moldavia Lituania 0. E nelle ultime due partite poi no, te lo dico chi c'hai in ultime due partite. Gruppo 3, Norvegia Italia, Repubblica Ceca Italia, quindi cazzo. Vabbè, qua le tattiche sono tutte inserite, dove tutto spento, ok, spegniamo tutto. E qua è come la partita mia di Inghilterra, quella del Belgio, dove dico la devi sbloccare. Prima la sblocchi, meglio stai. È come il Milan ieri. Sì, beh, è iniziato abbastanza bene l'Italia, i primi 10 minuti. No, Verratti. No, Davide, c'hai ragione. Non è problema tuo, è problema mio. Sì, a 7:20 va, siccome però c'è sta Dick che sta senza giga praticamente, io sto a mettere a 360 elevata e mo è rimasta così.
ma è rimasta così, non la posso cambiare, o la posso cambiare in corsa, non credo. Ci provo, ci sta qualche impostazione, ma non credo. Mi sa che quando parte, ma manco la chat mi ha fatto cambiare altra volta. Impostazioni avanzate, no, no, ormai è andata così. Ricordatemelo però, ragazzi, che fino al 6 giugno quando gioca lui sarà così. La devo spostare. No, no, tranquillo. Se me lo ricordate, fate favore a me e a voi. Perché praticamente ogni volta che gioca lui la devo spostare. E poi me la scordo, rimane inserita. È già la seconda volta. Comunque vabbè, qua 19 minuti, nessun gol. Ionita, questo giocava col Verona. Scelta di Caputo. Buona sta palla per Immobile, dai, un attimo. No, guarda, ha tirato mentre cadeva. Gibilterra, lì che ha giocato con San Marino. Moldavia è un po' più complicata queste altre due squadre. È più complicata la Moldavia. Sta giù. Belotti come sta? Quintupletta ha fatto, uno era buono. Ma chi stava a giocare, porco cane, contro Sassuolo? No. Vabbè dai Capu, segna. No, che te sei magnato, mannaggia a te. È tutta Napoli, dato cavolo vieni. Penso sia napoletano, Ciccio Capu. Voluto andare a vedere un po' di cose, mi sono visto poca roba. Vedo un sacco di cose in mira ancora. Poi l'hanno vedere quello che è successo in Inghilterra, insomma, è successo qualcosa di strano, pare. Negli ultimi 10 minuti della partita a Manchester. Voglio vedere con gli occhi miei. Ah, è Pugliese, Ciccio Caputo, penso che. Ah, ecco perché lo schieri sempre, non ho capito. Comunque punizione, questo è un rigore, dai. Eccolo. Orco che ha incrociato le pali, gol. Se ne zuppa e pan bagnato, via Barella. Nicolò Barella spinge la palla in rete che era stata respinta dall'incrocio dei pali sulla punizione di Immobile. Anzi, da traversa. Ha sbagliato il rigore Immobile. Ma è punizione, sì, quando sono a favore sì, quando sono contro non è tanto meno male, in questo caso meno male. Siamo campioni d'Italia. L'ha detto la maestra? No! Perché? Io voglio dire.
Ma non è perché mi vuoi dire domani. Lo dici domani? Vabbè, lo vuoi dire pure di oggi. C'è primo tempo, c'è pure il mio tempo con il microfono, mi sa. Comunque vabbè, io sto a guardare la partita, dai, scrivi quello che devi scrivere, quindi se vanno avanti adesso. Richiesa Sergio. Dimmi Davide, ho fatto uscire adesso perché poi incapace veramente cambia il 70esimo, non cambi più, quindi adesso è il 63esimo, il 64esimo, quindi ti conviene cambiare adesso il 63esimo. Un attimo il cavolo, se la mangiare su uno e quell'altro. Esatto. Sì, perché ultimamente mi state a chiedere sostituzioni al 70-75esimo, puntualmente non si fanno mai, bene che va si fanno nel recupero. Quindi,
Ok. Vabbè, proseguivo, dai. Dove siete rimasto un cambio, poi. Si gioca bene in Italia, solo che non ha fatto il secondo gol, l'hai visto, mo un altro po' un cross pericoloso loro. Sempre il solito discorso, se non chiudi le partite, tieni il risultato umbilico, puoi giocare bene quanto ti pare, ma te cagherai sempre addosso, più si avvicina al 90esimo più te caghi addosso. È la legge del football, è così ragazzi. Sì, basta un cross, un mezzo tiro, addirittura tipo Bologna-Inter, anche senza far niente, ti fai un gol da solo, può succedere tutto, un episodio sfortunato e rovi il culo. La voglia gioca bene, fazione. Specie mo che comunque i punti servono come il pane qua. Quindi chiude sta partita, vai Gallo! Mannaggia te, mannaggia! Comunque prima stava a vedere chi era Caputo, stava andando avanti al portiere da solo, gli ha passato la palla indietro di 15-20 metri qualcosa, non so, cavolo, un'altra punizione, questa si allontana però, troppo lontana. Però tira, mi sa, non lo so. No, non tira. Lo schema a 30 tocchi per trovarsi sempre lì. Cavolo, non lo so che volava. Ecco, muovi pure il contropiede, cavolo. Fermate a questo. Fermate a questo. Fermate a questi. Non lo fa crossare, non lo fa centrare, non glielo fa niente, non lo fa tirare, tirate, via. Ma... No, dai, bravo, bravo, bravo. Ridagliela? Ah, gallo. Non ti ha detto la pompa. Tira! Paolo Belotti. Doppio cambio, 89esimo questo. Ma coloro che riescono a fare sostituzioni e la palla non esce mai. Un secondo al 90esimo, ecco il 90esimo, non lo recupero, avrei pure battuto questo io, però c'è più di 10 minuti. Tira, passa, tira, passa, passa, punizione, buono, 2-0, dai. Dritto sui piedi, insigne, insigne, regolare, guazzare.
Ma che te incazzi, te sei mosso 3 giorni dopo, ti sei mosso, anzi neanche ti sei mosso. Ma che? Sei un cavolo, che te incavoli. Vabbè, dai, buona la differenza dei. Sì, esatto. Esattamente questo, buona la differenza dei, di mona vedete che hanno fatto gli altri straccioni nel girone 2. Sì, sì, finché non la sblocchi a macello, poi comunque pure nella seconda parte della ripresa c'era sempre quella sensazione che potevano essere pericolosi, così finché non chiudi le partite. E comunque le cose se ne è magnate l'Italia, guarda questo, qua stava pure bravo il portiere però. Oh, che è successo? Oh, okay. Oh, comunque 0 tiri a Mondale, ha fatto quel cross. Basta. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere che hanno fatto quell'altro. Lituania e Finlandia 0-1, Repubblica Ceca Norvegia 0-0. Ma io in pareggio, mi hanno perso punti entrambe, Repubblica Ceca e Norvegia. Vediamo un po' la classifica, Finlandia 9, Repubblica Ceca 7, Italia 6, Norvegia 4, Lituania e Montagna 0. Tu devi praticamente giocare ancora però con Norvegia e Repubblica Ceca. Sono due partitacce, lo dico. Partitacce. Non è facile manco per te. Non è facile per nessuno. La prossima la giocherai contro in Norvegia. E poi sicuramente chiudi in casa contro la Repubblica Ceca. Vabbè. Vediamo la forma, non c'è nessuno giù, nessuno a palla però. Cioè tutti a disposizione praticamente. Vabbè dai Davide, se beccamo su. Scegli la squadra della Lega dei Leoni, scrivila in qualche posto. Così posso procedere con i sorteggi pure. Ma chi solo deve sa, Francesco non partecipa a sta Lega, che c'ha da fa. Avete scelto tutti, ma chi solo deve. Finalmente c'è Balotelli a disposizione. Una partita importante. Norvegia con un modulo molto difensivo, ci sarà da soffrire, ci sarà da buttare il sangue come tutti gli altri, come tutti gli altri. Vabbè dai, se beccamo dai, buon pomeriggio e niente dai, se beccamo scegli la squadra per sta Lega dei Leoni, manchi solo te, così andiamo a fare sti gironi pure. Io lo dico, se capitano 3 squadre di noi nello stesso girone, rifaccio il girone. 2 va bene, 3 sono troppe. Un girone con 3 di noi non mi piace. Non so a voi, ma no. E adesso no, poi magari se vi piace lo votiamo. Girone a 3. Anche no, insomma, dai. Da 2 sì, pure carino, da 3 non si rompe a me. Vabbè dai, se beccamo.